Grow the Planet è un social network che mette a disposizione dei propri utenti una serie di strumenti con i quali è possibile compiere tutto quello che ruota intorno all'orto. Accostiamo ai classici strumenti del social network, con i quali è possibile interagire fra gli utenti, scambiarsi informazioni, problemi e quant'altro. Mettiamo a disposizione appunto una sezione che abbiamo chiamato appunto Impara, che è una sorta di wiki dove apprendere velocemente tutti i trucchi del mestiere. Abbiamo il cuore stesso della nostra piattaforma, che è la sezione Coltiva, dove è possibile disegnare il proprio spazio, che sia un balcone o un terreno, e assegnare le varie coltivazioni così come ce le abbiamo nell'orto reale, e iniziare la coltivazione virtuale e quella reale in modo tale che noi vi possiamo seguire passo dopo passo dalla semina alla raccolta con un diario di coltivazione personalizzato che avendo geolocalizzato i nostri utenti ci permette di dare le informazioni giuste per le varie zone del pianeta. Non solo d'Italia, ma faccio sempre l'esempio che a Palermo le attività iniziano un mese prima che qui, ad esempio, in pianura padana per appunto il clima che c'è nell'isola rispetto a qui. Conclude le sezioni Scambia, dove gli utenti possono scambiare non solo semi e piante, ma anche il frutto del loro raccolto, gli ortaggi stessi. Puoi mettere su una mappa il tuo prodotto, cercare i prodotti delle persone a te vicine e scambiare i vari prodotti. Il senso di mettere dei nuovi strumenti in mano ad una tradizione antica e molto importante per il nostro paese. Cerchiamo in questo modo anche di coinvolgere i giovani, recuperare il gap di mancanza di conoscenza sull'argomento, adesso che i giovani si stanno finalmente riavvicinando, complice anche un po' la crisi che ci porta a cercare alternative alla produzione del cibo. E in questo modo riusciamo a coinvolgere i giovani in una appunto attività importantissima come quella dell'orto. Abbiamo molti, molti sviluppi in cantiere, pensiamo di allargare la piattaforma anche ai coltivatori professionisti, alle aziende agricole che possono trovare in Grow the Planet un canale importante per vendere i loro prodotti a chilometri zero e tenendo conto di tutte le parole d'ordine che noi stiamo portando alla ribalta, come la stagionalità, il cibo locale, la sostenibilità, tutte cose che stanno prendendo sempre più piede e che sono sempre più richieste dai consumatori. Quindi spiegaci qual è il modello di business ad oggi. Allora, il modello di business, noi abbiamo diverse gambe sulle quali ci vogliamo reggere, prima fra tutti quella di creare uno store ad hoc dove i nostri utenti possono acquistare tutto ciò che ruota intorno alla tematica, sapendo noi quello che coltivano, sappiamo anche quali sono le loro esigenze e siamo in grado di accontentare ogni tipo di richiesta. Poi pensiamo anche a un'evoluzione dell'offerta. Un utente avanzato che per una sottoscrizione minima, pochi euro al mese, riceverà un
un servizio molto più avanzato e personalizzato che andrà a coprire anche le esigenze più avanzate, insomma. Poi appunto abbiamo anche l'idea di coinvolgere i farmer professionisti, dandogli la possibilità di vendere all'interno della piattaforma. Adesso puoi lanciare un invito nella rete. Sì, l'invito è quello di aderire in massa al nostro social network, perché coltivare ortaggi è una cosa buona e giusta, e vi darà un sacco di soddisfazioni. Potrete mettere in tavola prodotti coltivati da voi, e vi posso dire che al di là della qualità maggiore, sfido fra parentesi chiunque ad assaggiare qualcosa che viene dall'orto e qualcosa che viene da uno scaffale di un supermercato, ma al di là di questo anche potremmo parlare di economicità della cosa, ma il vero valore aggiunto è quello di poter mettere sul piatto qualcosa che abbiamo prodotto da noi stessi, e vi giuro che questa è la soddisfazione maggiore che possiamo avere dal nostro orto. Ciao. Ciao.